che non lo so, è bastoncelli il tempo, e dai l'ora in testa, e dai l'ora di ricarico, e dai l'ora in coda, e dai l'ora 2 ore di preparazione tu. Quanto li piglia tutte queste ore? Azione! Allora, questo corto è più una visione, diciamo che quello che volevo, la tematica che volevo affrontare era la dipendenza. Quando si è incapaci di stare da soli, si trova un'altra persona e lì si sviluppa una sorta di dipendenza che non è per forza amore, è propriamente una dipendenza. È chiaro che poi tutte le cose che scrivo nascono un po' anche dalle esperienze personali. Il cinema, secondo me, a volte per noi registi, persone che scriviamo, è anche una sorta di terapia. Quindi diciamo anche a volte è una cosa che fai per gli altri, però che fai anche per te stesso. Beh, innanzitutto vorrei trasmettere quello che ha scritto la regista con le luci. Lei ha scritto e noi con le luci cerchiamo di fare quello che lei ha scritto, di portare sullo schermo quello che lei ha scritto su una pagina bianca. Il lavoro è molto bello, stiamo facendo del buon materiale, grazie anche al mio collega Andrea, e che sta mi manca e controlla quello che faccio io, perché io sono un po' anziano, lui corregge tutto. Io non affronto mai soltanto un argomento, cerco di spaziare anche su varie tematiche. In questo caso sì, c'è la dipendenza, c'è comunque la storia di questa ragazza con una famiglia comunque assente, il padre che non c'è, che se n'è andato da tanto tempo, la madre che ha un modo di vedere l'amore per le figlie in modo un po' sbagliato, nel senso che è più per lei un dare cose, dare soldi, dare una bella casa, dare beni materiali, e poi passare, diciamo, la vita comunque pensando ovviamente a se stessa. Allora, io sono Alessandra, la mamma di 2 gemelle, e 2 gemelle che sono un po' estremamente agli antipodi, diciamo, come carattere. Una è chiusa semplicemente, l'altra è arrabbiata. Questo deriva dal fatto che questa mamma, Alessandra, è un po' particolare, diciamo, non è superficiale. Lei dà tutto a queste due ragazze, ma non si accorge che i beni materiali non sopperiscono ai beni affettivi, che sono quelli più importanti nella vita. E quindi lei non è una donna cattiva, ma forse un po' superficiale, si occupa tanto di se stessa e queste figlie le lascia andare al punto che non si rende conto delle problematiche che insorgono dentro di loro. Allora, una l'abbiamo recuperata. Ciao, sono Martina, in questo cortometraggio interpreto il ruolo di Clarissa e Noemi, che sono due ruoli in uno praticamente, perché ho due personalità diverse, sono due persone diverse, ma appunto completamente opposte. Due gemelle, una dal carattere molto dolce, che cerca comunque la felicità, l'altra invece che si è completamente arresa alla vita e per assurdo odia l'esistenza di qualsiasi persona praticamente. Contrariamente, Clarissa è quella che risulta più debole, nonostante sia quella che è alla ricerca della felicità. Scoprirete poi perché ho questi occhi così teneramente lucidi e vedrete diverse lacrime. Spero di suscitare in voi diverse lacrime, perché è una storia, diciamo, abbastanza importante. La regista è Sasha Alessandra Carlesi. Noi registi siamo egoisti?
La mia prima esperienza con il grandissimo direttore della fotografia, Nino Celeste. Che cosa vuoi sapere? Aspettiamo il montaggio e incrociamo le dita. Abbiamo girato con Aria Alexa Mini LF e Cook Anamorphic. I primi due giorni abbiamo girato in Aria Alexa Mini SXT, comunque sempre in anamorfico. Adesso abbiamo appena avuto un cambio e possiamo dire insomma che questa anamorfica ci consente appunto di avere immagini un pochettino più larghe. No, era 10-20, ma era stata messa l'ora di viaggio, quindi sul 7 alle 11. C'ha ragione la regista, se voi non leggete bene, se voi non leggete bene. No, tu sei il ruffiano. Come chiami? No? In questo film io interpreto l'ispettore di polizia che si chiama Luca D'Alterio ed è praticamente un ispettore che indaga su appunto la morte di questa gemellina, di questa sorella Clarissa, e in tutti i modi cerca di estrapolare dalla sorella, che è Noemi, qualche notizia, e quindi lui non si dà pace per questo, non riesce ad estrapolare informazioni dalla sorella, cioè da Noemi. Nonostante il suo carattere comunque abbastanza scontroso, poi capiremo invece che il personaggio ha anche un animo un po' più morbido, diciamo così. Quindi insomma lui cercherà in ogni modo di capire e di tirar fuori dalla bocca di Noemi quella che è la verità. Che stai facendo? Siamo pronti? Te lo giuro, è stato un'ora a ridere, se lo so. Oh, capo! Capitano! Ma quello era il capitano, capo. Come dovevo chiamarlo? Oh, capo! Capo! Allora, sì, senza domande. Ok. Ciao, sono Luigi, ho 23 anni e nel corto Il cuore rubato interpreto Simone. Simone è un ragazzo molto concentrato su se stesso, sicuramente. Diciamo che quello che farà non andrà proprio a fare del bene a Clarissa, insomma. Anzi, la porterà al gesto estremo, che è quello che poi vedremo nel corto. Sicuramente interpretare Simone è un po' una sfida, perché è totalmente l'opposto a quello che poi sono io, insomma. Però è anche molto divertente, perché quando lo raccontiamo al cinema ed è una finzione, insomma, è sempre bello potersi esprimere in maniere diverse. Quindi il tema è questo, il tema è la dipendenza, in questo caso l'amore, però può essere una dipendenza, comunque un attaccamento morboso ad un'altra persona che nel momento in cui ti viene a mancare ti fa perdere il terreno sotto i piedi. Alessandra Carlesi è la regista del Cuore Rubato, altrimenti detta Sasha, qui tutti la chiamano Sasha, io pensavo fosse maschio e ho detto, ma chi è Sasha? Speriamo che la regista sia d'accordo. E altrimenti la prossima volta non ci chiama. Via. Che è una persona di grande carattere, ma anche con una bella anima, veramente profonda. Sì, perché noi registi siamo egoisti, quindi scriviamo cose ed è il modo per non andare dallo psicologo in realtà. Per questo l'ho scritto.